Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Milan Inside. Benvenuti a chi si accinge per la prima volta a visitare il profilo di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Milan Sassuolo 1-3, seconda sconfitta in campionato. Dobbiamo darci una svegliata perché stiamo vanificando quanto buono di fatto finora. L'Inter che da meno 7 si ritrova a più 1, il Napoli che ora è a più 3. Dobbiamo darci una svegliata, ragazzi. Prima di cominciare, però, vi chiedo gentilmente un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale. E vi ricordo il sito www.acmilaninside con pagelle pre post partita, interviste di pre post partita, qualsiasi partita, notizie e chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda il mondo fantastico rossonero, anche se a volte ci fanno arrabbiare, ma io dico sempre che la squadra di calcio è come una fidanzata, come una moglie. La si ama, ci si litiga qualche volta, però poi si ritorna tutto a posto, ecco, mettiamola così. Va bene ragazzi, allora, seconda sconfitta stagionale, che però ha delle profonde differenze rispetto a quella di sabato scorso con la Fiorentina. Lì avevamo perso, però senza meritarcelo, ecco, mettiamolo così, avevamo perso per degli episodi singoli e solo quelli, nel complesso avevamo giocato anche discretamente bene e non meritavamo di perdere. Ieri, complice un po' un turnover massiccio, complice un po' le assenze, complice anche l'energia, diciamo, sprecata in Champions, in Milan non ha giocato bene, si salvano in pochi e ora fortuna è che si può rimediare subito perché già mercoledì torniamo in campo a Genoa contro il Genoa di Sheva. Però ragazzi, insomma, come dicevo prima, bisogna darsi una svegliata perché stiamo un po' vanificando quanto di buono fatto finora. L'Inter è tornata, ha guadagnato 6 punti in 2 giornate ed è tornata a meno 1. Il Napoli ha allungato ed ora è a più 3. Bisogna darsi una svegliata, ragazzi. Allora, andiamo con le pagelle brutte, ve lo avviso, però tant'è, bisogna essere comunque obiettivi nell'analisi e nelle pagelle. Allora, Maignan 6 ieri tornava, fondamentalmente sul primo gol non può nulla, sul secondo fa il miracolo, però la sfortuna praticamente lo rende vano perché poi un rimpallo fa entrare la palla in porta. Sul terzo forse poteva fare qualcosina di più, però insomma la distanza era ravvicinata del tiro di Berardi, gli passa sotto le gambe. Però non mi sento di dargli una colpa più di tanto, insomma, poteva fare meglio, ma va bene, tant'è, comunque rientrava ieri, si può capire, ecco, mettiamola così. Chi non si può capire è Florenzi che si prende un 5, nel primo tempo si limita a Combitino, praticamente non proponendosi praticamente mai in zona offensiva. Nel secondo tempo, presente lì davanti, però praticamente sbaglia tutti i cross, non crea niente di pericoloso. Mi dispiace, ma 5 per Florenzi. Poi è andato Pellegri al suo posto. Sì, è entrato Pellegri al suo posto, 5 e mezzo per lui. Entra che la partita viene subito praticamente
indirizzata in maniera definitiva dal gol di Berardi e dal rosso di Romagnoli, ma nel complesso pressoché impalpabile, pressoché assente il ritardo di condizione. Kjær voto 6. 6 perché nonostante abbia avuto qualche sbavatura di più rispetto alla norma, comunque nel primo tempo un paio di occasioni importanti salva lui e quindi comunque la sufficienza se la merita. Romagnoli 4,5. 4,5 perché non basta un gol per il giudizio positivo. 4,5 perché un difensore non si può far saltare alla stessa maniera in due occasioni a breve giro di posta. Non lo so, non mi ricordo precisamente, ma forse in 10 minuti di partita, due volte alla stessa maniera, uno causa il gol e uno causa la sua espulsione. Inammissibile, inammissibile. Teo voto 5,5, assist per lui sul gol di Romagnoli, Frattesi è un osso duro, lo tiene sia dal punto di vista fisico che della corsa atletico, poi si innervosisce e questo è un suo grosso punto debole, forse ancora di più della fase difensiva. Si deve calmare perché il nervosismo non porta a nulla e complica solo ulteriormente le cose. Bakayoko voto 5 e forse sono anche buono, che è la media praticamente tra il 6 dei primi 20 minuti e il 4 dei secondi 25 del primo tempo. Sbaglia sul gol dell'1-1. Sì, è vero, aveva fatto anche una buona fase difensiva, però poi in fase di impostazione ed altro, insomma, non ha reso. Benacer 5,5 prova a dare un po' più di fosforo, un po' più di luce alla manovra, rischiando più di qualche volta di perdere palloni sanguinosi. Niente, viene anche lui trascinato nella giornata no generale di ieri. Poi, a posto di Bakayoko, a posto di Benacer, sono entrati Kessié e Tonali, Kessié 5, perché sembrava il fratello imbranato di quello che ha giocato mercoledì a Madrid. Ha sbagliato tutto, che dir tutto, non ne ha azzeccata una, perde il pallone sul 3-1. E 3-1 del Sassuolo niente, 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 niente. Mi dispiace fare pagelle quasi così semplici, quasi così banali, però la verità, cioè, c'è poco da dire, non si può dire granché. Tonali che entra a posto di Bernasera 5,5, prova a dare un po' di verbo, un po' di spinta, perlomeno dal punto di vista della foga, ma dura poco perché anche lui viene surclassato con l'andare dei minuti dal centrocampo avversario, finisce addirittura la partita da difensore centrale, ma insomma una volta che si era in 10 la partita era finita purtroppo. Passiamo all'attacco dove Selemakers prende un 5. Io non voglio avercela con Selemakers, però sei un giocatore offensivo, ok che fai un lavoro oscuro e di corsa impressionante, però tu sei fondamentalmente un giocatore offensivo, un attaccante e non può esistere che tu non mi faccia né gol né assist da non so quante partite. Buono e caro, per carità, non voglio avercela con lui, ma tant'è, non esiste. Prima a destra fa il suo e va bene, poi passa a sinistra, male, da terzino, una tragedia. Niente. Poi viene sostituito da Kalulu gli ultimi 10 minuti, ma per Kalulu è senza voto. Questo. Diaz, voto 5, passo indietro nettissimo rispetto a Madrid dove sembrava essersi ripreso.
tocca anche pochi palloni, non entra per niente nel vivo del gioco e sbaglia anche quei pochi che ha a disposizione. Leao voto 5 anche per lui. Sembrava aver cominciato bene, seppur un attimino confusionario, però sembrava essere in giornata. Poi viene anche lui trascinato purtroppo nella prestazione mediocre generale di. Poi nel secondo tempo a posto di Diaz entra Messias, per lui la sufficienza la raggiunge, prende il 6 perché almeno impegna consigli, prova a puntare l'uomo in generale, purtroppo non può da solo risolvere la partita. Per Ibra voto 5, ieri è mancato anche dal punto di vista della leadership, non è riuscito a trascinare i suoi. Pioli voto 5 semplicemente perché a volte dovrebbe finirla forse di essere padre, essere un attimo più motivatore tosto. E forse non era la partita quella idonea ieri per fare così tanto turnover. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto. Ricordatevi like, iscrizione, link qui sotto il sito. Ci vediamo alla prossima e sempre Forza Milan.